Crisi di maggioranza a Pavia, il PD blocca la nomina del nuovo assessore Giovanni Magni, il segretario Calabro rimprovera al sindaco di non aver consultato il partito, affannose riunioni per ricucire uno strappo clamoroso. La crisi era esplosa ieri sera, convocata una riunione tra sindaco e vertici PD per decidere gli incarichi, ma la lista ufficiale era già stata diffusa prima alla stampa, una presa in giro secondo i democratici. È arrivata la prima tranche di sentenze per la Gomorra Lomellina, una sola soluzione, 17 condanne per 87 anni di carcere complessivi in attesa del processo per gli altri imputati. Una Fiat Panda ha travolto un pedone che attraversava la strada in via Rosselli a Voghera. L'uomo, 46 anni, ha battuto la testa sull'asfalto e ricoverato in prognosi riservata. Serata scoppiettante a Vigevano per la presentazione di Noi Repubblicani, il movimento che vuole unire il centrodestra. Daniela Santanchè, assoluta mattatrice, apostrofa Renzi con epiteti che scaldano il pubblico. Nostro approfondimento sul problema del gioco d'azzardo patologico. Carabinieri e azienda sanitaria spiegano la loro alleanza per aiutare i malati di ludopatia. Buonasera, benvenuti a Pavia Italia. È crisi di maggioranza in comune a Pavia, un qualche cosa che è esploso ieri più o meno all'ora della prima edizione del nostro telegiornale. Forse non è un caso, perché tutto era nato alle ore 18 con una riunione. Il sindaco doveva vedere i vertici del suo partito di riferimento, il PD, per accordarsi sui nuovi incarichi da distribuire agli assessori e soprattutto sul nuovo assessore che era indicato in Giovanni Magni. Ma che cosa è successo? Che c'era una fuga di notizie in atto e allora per tamponare questa fuga di notizie era stato diramato un comunicato proprio alle 18 che ufficializzava tutti i nuovi incarichi, esattamente nel momento in cui i vertici del PD dovevano incontrarsi con il sindaco per discutere di che cosa fare di questi incarichi. E il PD naturalmente ha abbandonato il tavolo con gravissime conseguenze nel rapporto fra il sindaco e il suo partito. Ricostruiamo minuto per minuto che cosa è successo con il servizio di Mario Fortunato. Il caos è scoppiato ieri sera, poco dopo le 18, per la precisione alle 18.03, mentre maggioranza e segreteria del Partito Democratico iniziano ad affollare il quartier generale di Via Taramelli per discutere del rimpasto sui PC degli organi di informazione, arriva una mail dal capo di gabinetto Fimiani con l'annuncio del nuovo assessore Giovanni Magni e lo specchietto con tutte le deleghe. Un comunicato stampa ufficiale a riunione appena iniziata. Nel giro di pochi minuti lo schema della nuova giunta arriva via WhatsApp anche ai consiglieri riuniti. È la goccia che fa traboccare il vaso. Luigi Furini si alza lamentando la presa in giro e l'inutilità dell'incontro a fronte di una decisione già assunta da De Paoli. La singola voce si fa presto coro di lamento ed il segretario cittadino Calabro chiede di visionare il comunicato incriminato dal telefono di Furini. Preso atto del rimpasto già annunciato ai media, blocca la riunione convocando una segreteria straordinaria in una stanza adiacente. Succede tutto in meno di mezz'ora, minuti palpitanti. De Paoli, Fimiani, consiglieri ed assessori attendono la fine del breve summit. Una volta rientrato, il segretario del PD blocca definitivamente l'incontro, chiedendo a tutti gli eletti del Partito Democratico di abbandonare la sede di Via Taramelli. Rimangono isolati dal resto del partito il sindaco, il suo capo di gabinetto Fimiani, gli assessori Moggi e Gualandi ed un paio di consiglieri, tra questi Guido Giuliani, che aggiunge un ulteriore carico di critiche a De Paoli, visibilmente provato da una serata nera per lui e la sua amministrazione. Questa è la difficilissima serata di giovedì e poi c'è stato il giorno dopo in cui si è cercato con moltissima difficoltà di rimettere insieme i cocci con però dei distinguo e ancora nuovi atti d'accusa, una situazione che poi si è andata ulteriormente a complicare. Innanzitutto è stata per il momento bloccata, poi vedremo che cosa succederà, la nomina del nuovo assessore Giovanni Magni, però appunto adesso l'obiettivo è intanto cercare di vedere se si può ricucire questo gravissimo strappo. Sarebbe dovuta essere la giornata di Giovanni Magni, ma foto e strette di mano con il neo assessore hanno lasciato spazio a incontri e telefonate frenetiche per provare a ricucire lo strappo tra sindaco e partito. Il blocco al rimpasto, annunciato troppo frettolosamente da De Paoli alle 18 di ieri, era arrivato già in serata per bocca del segretario Calabro.
eravamo d'accordo che prima di dare un comunicato alla stampa ne avremmo discusso all'interno del partito, ci saremmo presi il tempo che serviva per poi formalizzare tutto. Per il partito questo è un atteggiamento inaccettabile da parte di un sindaco che è sostenuto da una maggioranza completamente legata al Partito Democratico. Per cui decideremo come agire. Nel frattempo i nostri assessori del PD non formalizzeranno nessun incarico di delega, tutto sospeso. Il primo passo di giornata alle 13, il sindaco ha incontrato gli assessori al Mezzabarba, 80 minuti di colloquio in cui a De Paoli è stato ribadito l'errore commesso nella gestione della comunicazione, ma il sindaco ha provato ancora una volta a difendersi, ribadendo che l'obiettivo era solo di anticipare possibili fughe di notizie, quando la pezza è peggio del buco, insomma. Alle 14 poi il colpo di scena, la consigliera comunale Chierico annuncia di abbandonare il gruppo del PD, schierandosi di fatto dalla parte del sindaco. Un partito che si comporta in questo modo è un partito che non rappresenta il mio modo di vedere la politica. Massimo De Paoli rimane un punto di riferimento per questa città e per i suoi cittadini onesti e dal mio punto di vista è paradossale una segreteria del PD che minaccia di far mancare la fiducia perché il sindaco decide di sostituire un assessore del Partito Democratico dimissionario con un consigliere del Partito Democratico stesso. Io al gioco delle correnti, devo fare le spese dell'amministrazione della città, non ci sto. Ma è in serata che l'agenda diventa fitta. Alle 18 De Paoli ha incontrato il segretario cittadino Calabrò, mentre alle 19.30 è la volta del gruppo consigliare, prima della segreteria convocata alle 21 in via Taramelli, un vertice decisivo per scoprire la tenuta dell'amministrazione De Paoli. Se il sindaco non sembra a rischio, molto più precaria è la condizione del capo di gabinetto Fabio Fimiani, la cui rimozione è stata richiesta a gran voce da diversi consiglieri comunali. In tutto questo l'opposizione naturalmente fa sentire la sua voce e accusa la giunta e i gruppi di maggioranza. Il Partito Democratico, che è più attento alle poltrone, ai bilancini, agli incarichi che alle sorti della città, un sindaco ormai in grave difficoltà, molto isolato, anzi direi quasi solo, e quindi l'auspicio è quello che in tempi brevissimi appunto il centro-sinistra prenda atto del fallimento amministrativo e ovviamente auspicare quanto prima di poter ridare la parola agli elettori pavesi e quindi di poter tornare nuovamente alle elezioni. Sarà interessante vedere quale sarà il risultato di questo scontro, perché ovviamente le ipotesi sono due e non c'è una terza via, ovvero o il sindaco rimarrà sulle sue posizioni e sconfesserà il bluff a questo punto del Partito Democratico, oppure il Partito Democratico avrà ragione e il sindaco a quel punto sarà ovviamente sfiduciato e dovrà andare a casa e torneremo alle elezioni. Cosa sta succedendo in Consiglio Comunale? Sta succedendo che da una parte i bosoniani stanno scendendo e stanno salendo invece tutti gli adepti del Partito Democratico che stanno dietro ad Alan Ferrari. Ripeto, questa discussione è una discussione che è fuori dal tempo e fuori dallo spazio. Pavia ha bisogno di essere governata. Il sindaco De Paoli dica se riesce a realizzare quel programma ambizioso che si è dato nel giugno del 2014. Se lui non riesce, si dimetta con tutti i suoi assessori e si torna alle elezioni. Insomma, Pavia è tornata alla vecchia politica, rimpasti, discussioni delle segreterie, litigi di potere, tutto questo De Paoli aveva detto che con lui sarebbe stato tenuto lontano dal Mezzabarba. Voltiamo pagina perché sono arrivate delle sentenze per una tranche del procedimento legato agli Emuli di Gomorra a Vigevano e in Lomellina. 18 imputati, 17 le condanne, una sola assoluzione, 87 anni di carcere, questo soltanto un procedimento. Poi dovranno arrivare anche i giudizi per altri imputati, quindi la lista si potrebbe allungare. Il servizio di Luca Pattarini. 10 anni a Jonathan Peragine, ad Andrea Merlin e a Salvatore Todaro, considerati i capi della banda. Complessivamente il Tribunale di Pavia ha condannato 17 affiliati alla Gomorra vigevanese a più di 87 anni di carcere. La banda, smantellata nel 2016 da una complessa operazione dei carabinieri, aveva cercato per mesi di mettere le mani sull'intera Lomellina con intimidazioni, minacce e attentati.
Il giudice Fabio Lambertucci ha condannato inoltre a 8 anni di reclusione Massimo Merlini e Nicola Todaro e a 6 anni sia Simone Savà che Michele Castelbuono. Gli accusati, che avevano scelto il rito abbreviato, il patteggiamento, dovevano rispondere di associazione per delinquere, traffico di armi, estorsioni, incendi, attentati dinamitardi, rapine, truffe, furti e ricettazione. Gli altri imputati sono stati condannati a pene che vanno da 1 a 5 anni di carcere, considerato che avevano un ruolo minore nell'organizzazione. L'unico assolto è Giuseppe Fino, per il quale il PM aveva chiesto una condanna a 3 anni e 4 mesi. Il 19° indagato, Roberto Ferratti, accusato anche di avere causato la morte di un imprenditore vigevanese che aveva subito intimidazioni per vendere la sua azienda, affronterà invece il giudizio immediato. L'operazione Cave Canem, che aveva permesso di smantellare la Gomorra vigevanese, si era conclusa con 25 arresti e 56 denunce e con il sequestro di numerose armi. L'operazione aveva poi avuto un seguito nel marzo del 2017, quando i carabinieri avevano sequestrato diversi chili di stupefacente a Vigevano tra marijuana e cocaina e arrestato un'altra 20ina di persone. I militari avevano scoperto infatti che i soldi ottenuti dalle estorsioni e dalle rapine messe in atto dalla banda servivano ad acquistare droga che poi veniva rivenduta nei locali della città. Per quel filone dell'inchiesta il processo è ancora in corso. E quindi appunto ci saranno altri rivoli, però questo è un punto fermo. Un'inchiesta, quella Cave Canem, che era stata per la parte operativa guidata dalla comandante della compagnia carabinieri di Vigevano, Rocco Papaleo, e José Lattari è andato a sentirlo. Diciamo che l'arma dei carabinieri non è a esultare sulle condanne, la portata delle condanne inflitte dai tribunali. Comunque c'è sicuramente soddisfazione perché è l'ennesima dimostrazione della serietà e della portata delle accuse mosse nei confronti di questo sodalizio criminale che comunque aveva aggredito Vigevano e molti comuni limitrofi. Con le condanne odierne e le condanne che già ci sono state per le singole fattispecie di reato, l'attività di riscontro, siamo ad oltre un secolo di condanne. E si è concluso, almeno in primo grado, il processo nei confronti dell'ex direttore dell'Apolf di Pavia, Enrico Scotti. Questi si era candidato per il ruolo di dirigente dell'azienda per l'orientamento e la formazione professionale presentando un curriculum in cui dichiarava di essere in possesso di una laurea in fisica, in realtà mai conseguita. A denunciare il fatto, nell'aprile 2013, era stato l'allora presidente di Apolf, Maurizio Sorisi. Enrico Scotti si era difeso sostenendo che nel curriculum era presente un errore e che comunque la laurea non era tra i requisiti richiesti per quel posto. I giudici lo hanno comunque condannato, 6 mesi di carcere per truffa aggravata, oltre al pagamento di 3.000 euro al comune di Pavia e 1.000 euro alla provincia che si erano costituiti parte civile. Grave incidente a Voghera, un pedone è stato investito da un'auto in via Fratelli Rosselli, è in prognosi riservata, la cronaca nel servizio di Ermanno Bidone. Grave incidente venerdì mattina a Voghera, dove un architetto pavese di 46 anni è stato investito rimanendo gravemente ferito. Il professionista aveva parcheggiato l'auto non lontano dal comando dei vigili e stava attraversando Corso Rosselli quando è stato travolto da un 60enne residente in città alla guida di una Fiat Panda. Il pedone è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza ed è caduto a terra sbattendo violentemente il capo. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno chiamato immediatamente il 118 che, vista la gravità della situazione, oltre alle ambulanze ha inviato sul posto l'elisoccorso che ha trasportato poi l'uomo al policlinico San Matteo di Pavia dove si trova tuttora in gravi condizioni. Per lui i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Resta ancora da chiarire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Torniamo alla politica perché si è presentato a Vigevano ed è il primo circolo in provincia di Pavia, Noi Repubblicani, un'associazione nata all'interno di Forza Italia che si propone di riunire il centrodestra. Una presentazione molto affollata, a cui hanno partecipato non soltanto esponenti di Forza Italia, ma anche ad esempio il sindaco di Vigevano Andrea Sala, il sindaco di Ozero e altri amministratori del Magentino, dell'Abbiatense e più in generale del Milanese. Ospite d'onore Daniela Santanché, che poi sentirete nel finale di questo contributo realizzato con le immagini di José Lattari, come definisce Matteo Renzi.
Il popolo deve essere ascoltato, il popolo non vuole essere preso per i fondelli, il popolo vuole votare e per finire il popolo vuole mandarli a casa, vuole mandare a casa la sinistra. Il Repubblicano rappresenta anche il futuro del centrodestra unito. Perché? Perché noi diciamo basta e continui balletti a destra e a sinistra, non vogliamo più indugi, vogliamo una linea ben chiara e la nostra è di centrodestra. Di fare un gruppo che comunque ha le idee chiare, perché va a posizionare quello che è l'elettorato di centrodestra in quello che è l'aglio naturale in cui deve stare, cioè insieme uniti si vince, se stiamo divisi va a finire che facciamo soltanto gli interessi di quelli che oggi non hanno i numeri e non gli regalerebbe i numeri. Ma è un estremo piacere anche essere qua stasera a condividere una gioia estrema, che è quella di avere finalmente un asse di centrodestra che va da Vigevano fino a Magenta. Allora voi capite che bisogna aggiustare il tiro. Aggiustare il tiro sta a significare che il centrodestra deve essere unito, perché se è unito non deve aver paura né di Grillo né di Renzi. Questa è la cosa che vi ho detto. E non sentirmi serene di chi dice ma cosa fanno Mantovani, la Sant'Anchesuel, ma che da che parte stanno? Noi stiamo sempre dalla stessa parte. Noi crediamo sempre che Silvio Berlusconi è il più bravo in assoluto, ma ci rendiamo conto che oggi nemmeno il più bravo da solo può vincere, perché oggi per vincere ci vuole una squadra e non dobbiamo avere paura uno dell'altro. Noi perché siamo là? Perché vogliamo essere un'associazione di federatori, quelli che non ascoltano le sirene di questo Boy Scout di Firenze, che anche qualcuno al nostro interno lo vede come la Madonna, Gesù Bambino e tutti i santi. Io lo vedo come uno stronzo. Iniziativa di solidarietà a Pavia per l'Istituto Pertusati, grazie all'opera di diverse associazioni e della Fondazione Banca del Monte sono stati donati 24 letti speciali per gli ospiti, li vediamo. 24 nuovi letti, 4 dei quali riservati a pazienti in stato vegetativo, acquistati anche grazie al contributo di associazioni e sponsor privati. Un gesto di generosità che permetterà al Pertusati di Pavia di ampliare l'offerta assistenziale per gli ospiti. Parte dei soldi utilizzati per l'acquisto dei letti arriva dallo spettacolo basato sulla vita di San Francesco d'Assisi, andato in scena il 2 aprile scorso al Teatro Fraschini. E per questo noi abbiamo ringraziato anche coloro i quali hanno partecipato, cioè gli amici dell'oratorio di Bressano Bottarone che hanno allestito lo spettacolo, i vigili del fuoco di Pavia che hanno prestato servizio quella sera senza alcun compenso proprio per dare anche loro un segnale di disponibilità. Noi abbiamo poi ringraziato un imprenditore pavese, Giorgio Della Fiore, che ha voluto anche lui contribuire rispetto a questa iniziativa e naturalmente abbiamo ringraziato la Fondazione Banca del Monte di Lombardia che ci è vicina negli anni e anche questa volta ha voluto compartecipare. Come ringraziamento l'Associazione Amici del Santa Margherita ha voluto donare una targa commemorativa a tutte le persone che hanno partecipato alla realizzazione dello spettacolo e che hanno quindi contribuito in prima persona all'acquisto dei letti. È veramente non una sorpresa ma una conferma il fatto di vedere che la città è così vicina a queste istituzioni e tutto questo consente di lavorare con maggior serenità ed impegno riguardo a quelli che sono di fatto gli utenti, i nostri degenti. Ecco. Siamo completamente lieti di questa circostanza, che tra l'altro sono molto frequenti, quindi questa a maggior ragione ci sprona a proseguire in questo cammino che è veramente arduo in questo periodo. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, torniamo fra poco con la seconda parte.
Bentornati per la seconda parte. Il problema delle ludopatie a Pavia e nel nostro territorio più in generale è sempre più sentito. Ebbene, c'è una novità, cioè l'alleanza fra i carabinieri e l'azienda sanitaria per cercare di combattere il fenomeno e soprattutto intercettare sempre più persone che vivono questo problema ma non si rendono conto di essere malati. Allora su questo vi presentiamo il nostro approfondimento a cura di Luca Pattarini. Fare squadra per affrontare un problema grave su cui troppo spesso cala il silenzio. I carabinieri di Pavia e l'azienda sociosanitaria territoriale hanno siglato un accordo di collaborazione per promuovere attività formative e informative sul tema del gioco patologico, con l'avvio di un corso dedicato proprio alle forze dell'ordine. Gli specialisti della SST formeranno i militari sugli aspetti psicologici, sociologici e culturali del gioco compulsivo, così da poter rendere anche le caserme un punto d'incontro per chi ha problemi o dipendenze. Il fenomeno è all'attenzione delle istituzioni, che le istituzioni lavorano in questo settore e che congiuntamente si cerca di affrontare il problema. Anche la caserma dovrebbe essere un primo posto dove presentarsi per essere aiutati. Lo scorso anno sono stati più di 3.000 i casi seguiti dal SERT, il servizio dipendenze della SST, ma meno del 5% riguardava i giocatori patologici. Questo perché ancora oggi gli ammalati di ludopatia non si rendono conto di avere un problema o si vergognano a chiedere aiuto. Il giocatore fa fatica a definirsi malato, fa fatica a chiedere aiuto. Quindi spesso in prima battuta sono i familiari che vengono a chiedere aiuto e in un secondo momento riescono a portare anche la persona affetta da gioco d'azzardo patologico. Però sicuramente rispetto al numero di giocatori patologici della provincia noi intercettiamo solo una piccola fetta di popolazione. Quando si parla di giocatori patologici di che cosa si parla, che cosa si intende? Si parla di persone che hanno perso il controllo sul gioco e quindi per reintegrare le perdite continuano a giocare, sono orientati tutta la giornata al pensiero del gioco, quindi anche con ripercussioni a livello lavorativo e sociale, hanno come unico obiettivo quello di giocare indipendentemente chiaramente dal fatto di vincere o perdere, non riescono più a fermarsi. Diciamo che la prima caratteristica del giocatore patologico è non riuscire più a darsi un limite. E casi come stava spiegando in conferenza, insomma, di persone che ipotecano la casa piuttosto che, insomma, veramente sperperano tutti i risparmi familiari. E arrivano anche a tentare il suicidio quando si rendono conto di non riuscire più a gestire nessuna situazione. Comunque avete, insomma, improntato dei gruppi anche di aiuto sia per i giocatori che per i familiari. Noi, i nostri gruppi sono psico e socioeducativi, collaboriamo e questi vengono fatti all'interno del servizio, collaboriamo con i gruppi di automutuo aiuto dei giocatori anonimi che invece vengono fatti settimanalmente a Piazzale Torino, a Pavia, sì. La provincia di Pavia nel 2013 era balzata agli onori delle cronache come capitale italiana del gioco d'azzardo, venendo citata addirittura in un articolo del New York Times. Da allora si è fatto molto per cercare di limitare i danni causati dalle ludopatie, anche grazie al lavoro di tante associazioni ed enti no profit, dalla Casa del Giovane al movimento Vivere Senza Slot. L'obiettivo è ora quello di mettere in rete le varie realtà per offrire una risposta ancora più efficace al gioco d'azzardo patologico. Assolutamente un percorso importante quello del coinvolgimento e del fare rete insieme, perché da noi arriva la punta dell'iceberg, in qualche modo a farsi curare arrivano persone che ormai hanno una situazione talmente disperata per cui non vi è altro che il recupero clinico da avviare. Invece molto spesso le associazioni, che sono luoghi diversi sia dalla caserma dei carabinieri sia dall'ospedale, possono intercettare situazioni di difficoltà e di disagio, quindi il sistema della rete è fondamentale, perché ovunque questa persona acceda, o il familiare o la persona direttamente, possa essere presa correttamente in carico. Quindi fare una rete e fare un network su questo è fondamentale. Il trend degli ultimi anni, sicuramente c'è più consapevolezza, insomma, del problema. A livello insomma, operativo, istituzionale, come vedete evolvere la situazione? Già dall'anno scorso qualche segnale, insomma, del fatto che il fenomeno
sia tuttora presente, c'è, e quindi questo insomma dà l'evidenza che il fenomeno c'è ed è tuttora presente. Certo è che avere la consapevolezza della presenza di un fenomeno bisogna dare delle risposte, e sono fenomeni che si curano nel tempo, non c'è una possibilità di passare da una situazione, perché anche il gioco d'azzardo cresce progressivamente, si parte da una situazione iniziale di piacere nel giocare e si arriva poi a una forma patologica, e così anche il percorso di prevenzione, di presa in carico, deve essere graduale e necessita di parecchio tempo. Noi vogliamo avviare un percorso istituzionale, lo stiamo già facendo, lo vogliamo far conoscere, proprio perché i tempi di recupero di questa fase sono molto lunghi. Questo, tra virgolette, tristo primato di questa provincia è evidente e oggettivo, e quindi istituzioni come la SST di Pavia e i Carabinieri in questo caso vogliono porsi come interlocutori nel segnale di aiuto verso queste persone, quindi la possibilità di dire: noi ci siamo, chiunque è affetto, e la prima cosa è la consapevolezza per venire fuori da questo percorso, a queste situazioni di disagio può tranquillamente rivolgersi sia alla SST ma anche al comando dei Carabinieri per poter avviare un percorso di aiuto, di recupero, prima che sia troppo tardi, perché spesso in questi percorsi si arriva ad avere la consapevolezza di avere un problema quando ormai la situazione economico, patrimoniale, familiare è compromessa, e questo assolutamente diventa più difficoltoso poi avviare tutto il percorso di recupero. Quindi per chi sente questo disagio, vive questo disagio, la SST ma anche il Comando dei Carabinieri vuol dire: noi ci siamo, siamo qui. Ci spostiamo a Ferrera Erbognone, dove sono stati giorni di festa per San Giovanni, tantissimi gli eventi, anche una cosa molto particolare che si è vista poche altre volte nel nostro territorio, uno scivolo acquatico di ben 50 metri. Vediamo le immagini di Alberto Bellotti. Abbiamo in questi giorni la Sagra di San Giovanni 2017, è stato un grandissimo successo, sono stati un 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, di cui siamo molto contenti. Venerdì sera con serata danzante, sabato con un concerto strepitoso degli Oro, Incense e Birra, Contributo a Zucchero, e culminiamo oggi con questo scivolo acquatico da 50 metri, che sta riscontrando un grandissimo successo perché è pieno di bambini. Avremo tra poco il Palo della Cuccagna con 3 squadre di professionisti che disputeranno una tappa del campionato italiano, e non potremo essere più contenti di come è andata la festa. Ringraziamo poi tutti i volontari, tutta l'amministrazione comunale, tutti quanti per l'aiuto, senza di loro niente sarebbe possibile. Grazie, grazie davvero a tutti, è stata una bellissima weekend e una bellissima esperienza. Grazie a tutti. Era l'ultimo contributo per questa edizione, ci fermiamo qua, arrivederci.